Buongiorno Amazzoni e buongiorno cavalieri. Buongiorno. Sono qui con Tecla, annunciata Nicole. E oggi tagliamo le criniere. Parliamo di Massi, che facciamo comparire poi qua la sua pagina Instagram, tedesco, con dentro anche sangue belga, mi pare. Salta da fermo le montagne, è un stracavallone, è gigantesco, però ha bisogno anche di un po' di restyling a questa criniera. Tata sta spazzolando, insomma, districando la criniera, che è il primo step importantissimo da fare, poi si passa al taglio. Tata intanto balla anche, perché lei è multitasking, ecco. Immagino Tata che cade. Ops. Oh, tieni che c'è la mano gelata. Visto che effettivamente è tutta storta, per averla dritta dovremmo iniziare e fare una cosa almeno del genere. Quindi qua va tagliando tanto. Ci teniamo comunque un pochino di spazio in più per poi andare a rifinire dopo. Non fate mai questa cosa di tirare la criniera, perché tagliando qui, poi mollando poi la criniera, va molto più in alto e si perdono almeno un centimetro e mezzo, due. Quindi tagliate tenendo morbida la criniera, proprio una cosa così per iniziare a dargli la lunghezza. Allora. Il treno e il suono, perché in quella via lì dove passiamo noi ci deve essere la suonata del treno per spaventare i cavalli, perché insomma il macchinista è magico. Come fa Daniela? Cioè, mi piace tosare in corrispondenza della cavezza, toso a zero, di modo che poi dove appoggia la testiera o la cavezza, insomma, ci sia pulito, ci sia proprio lo spazio e non ci sia la criniera sostanzialmente schiacciata. Ecco, avendo tosato qui proprio a zero, a parte la forforina che ha Priamo, ma poi dove va la cavezza o la tessiera non ci saranno più crini sostanzialmente schiacciati o rovinati. Non vado invece mai a tosare la parte sul garrese, nel suo caso si smangia già a causa del sottosella, sella, insomma, queste cose qua. Ma in ogni caso non va tosato a zero, altrimenti si rischia di fiaccare ancora di più i garresi. Lo step successivo è quello di prendere la criniera e alzarla in verticale e andare a tagliare il più dritto possibile. Non bisogna stare troppo alti né troppo bassi, e stare sempre alla stessa altezza, paralleli al collo del cavallo, e far passare così tutta la criniera. Si va proprio a tagliare dritti, perché così viene la scalatura, poi si fa dall'altra parte, la faremo. Ecco, vedete qua che è tutto storto, va tagliato sostanzialmente dritto, va tolta questa puntina. Dopo aver scalato sostanzialmente tutta la criniera, il passaggio successivo è di fare una verifica e di andare a tagliare dritto quanto più possibile. Il risultato finale credo sia soddisfacente. E poi nei giorni successivi si va a fare un'ulteriore verifica e tagliare dove il capello si assesta e fosse più lungo. L'Ashka sta mangiando il fieno, così sta ferma e brava.
prendo del gel per la coda di Nuvash. Proprio in quantità, di modo che vada proprio a spalmarlo su tutta la coda. Vieni fuori, se no ti togliamo tutto quello che c'è nel box. Vieni chiuso, dobbiamo venire fuori. Il primo step è appunto sempre quello di mettere il gel e districare bene la coda, proprio pettinarla bene, perché non si può tagliare in modo preciso avendo una coda comunque tutta arruffata. La coda di Nuvash è in questa condizione. Qua ai lati, come tutti i cavalli, hanno dei crini più corti. Prima contate che li aveva tutti così, fino a qua era proprio un po' spellacchiata. A forza di metterle il districante, questi crini stanno crescendo e adesso c'è una coda che sembra anche abbastanza piena. Si deve riempire sempre di più per fare una buona coda, è quella di arrivare sul finale e tagliare dritto. Se c'è proprio, si vedono che i crini diventano tanto fini, sono veramente pochi. La coda poi deve essere lunga, massimo da qui, e corta insomma a questa altezza. Noi siamo in una via di mezzo e vado proprio a togliere questa parte più fine, proprio 2 centimetri, e man mano la lascio dritta. Per i cavalli invece, che hanno già una coda tanto piena, quando si va poi a tagliare si va a prendere tutta la quantità di crini, si sposta e si va a tagliare con le forbici in modo da togliere quel senso di taglio dritto tipo Cleopatra d'Egitto. E con questo è tutto da me e Nuvash. Siamo state man mano abbandonate da tutta la combricola. E se il video vi è piaciuto mettete un pollice all'insù, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Chi non è ancora iscritto al canale si iscriva, che a me Nuvash fa super piacere. Consigliate il video, un bacio grande e alla prossima!